Allora, Michele ci ha detto, insomma un po' lo sapevamo, però ci ha detto anche Ale che quella di ieri era la tua prima partita dopo 3 mesi e mezzo, quali sono le sensazioni? Dopo tanto tempo giocare una partita intera sono soddisfatto. Certo, la condizione è da migliorare, quello lo so, quindi facendo più minuti possibili migliora. Ho fatto una discreta partita, ho trovato un buon feeling con i compagni, quindi come detto c'è da allenarsi, trovare la condizione migliore e integrarsi sempre meglio con i compagni. Ecco, il gol sarebbe stato la ciliegina sulla torta, peccato per quella traversa. Sì, sarebbe stato un esordio bello positivo con un gol. Però l'importante è che la squadra ha portato a casa i 3 punti, ha fatto una discreta partita, quindi sono contento per la squadra e per i tifosi, che è la cosa più importante. Ecco, il primo approccio anche con i Tardini, come l'hai visto, che sensazioni hai provato? Ma fare il corteo con i tifosi, andare allo stadio con loro, vedere la curva piena, è un'emozione incredibile. È una città molto attaccata alla squadra, questo ti trascina in campo. Adesso Tardini deve diventare il nostro fortino, dobbiamo costruire il nostro campionato qua, e quindi questo è importante per noi. Domenica, sabato prossimo giocate con Sant'Arcangelo, che è l'unica squadra a punteggio pieno. È già un altro test probante, oppure il cammino della crescita del Parma va per suo conto, tra virgolette? Ogni partita sarà difficile. Campionato della Lega Pro è combattuto, ci sono squadre che ti possono mettere in difficoltà. Poi affrontando il Parma metteranno qualcosa in più, lo sappiamo. Quindi ogni partita sarà una battaglia e, come abbiamo dimostrato ieri, basta solo un'occasione da sfruttare e si portano a casa i punti. Quindi dobbiamo essere concentrati partita per partita e fare il meglio possibile. Nella partita di sabato a Modena, 8 giorni fa, si era detto che il Parma era stato bravo a, tra virgolette, gestire il pareggio visto che non riusciva a vincere, che è una considerazione che a me personalmente non piace tanto. Invece ieri, secondo me, il Parma è stato bravo a continuare a colpire ai fianchi il Lumezzane fino a quando poi è caduto. Modena è una partita diversa, non sono tutte uguali le partite. Guardando la partita era un punto importante a Modena. Dovremmo essere bravi quando magari faremo fatica o ci sarà un avversario importante che magari non si riesce a portare a casa vittoria, pareggio buono. Ieri abbiamo messo qualcosa in più perché giocavamo in casa, siamo stati trascinati dal nostro pubblico e siamo riusciti a portare a casa una vittoria. Allora l'ultima io, se ne sono via. Lucarelli ieri in conferenza ha detto che il Parma è al 40-50% delle sue, tra virgolette, possibilità. Sei d'accordo, visto che anche tu sei un giocatore esperto e puoi giudicare? Sì, sono d'accordo con Ale perché dobbiamo migliorare sia a livello fisico che a livello tattico e tecnico. Abbiamo ampi margini di miglioramento perché ci sono giocatori importanti in squadra, quindi c'è da lavorare durante la settimana e lavorando bene troveremo i frutti la domenica. Abbiamo bisogno di tempo, ma se facciamo come abbiamo fatto ieri andando in campo e andare oltre l'ostacolo, porteremo a casa i nostri risultati. Ecco, l'ultimissimo. Adesso la prossima settimana, sabato con Sant'Arcangelo, inizia una settimana con 3 partite. Potrebbe essere il primo vero test, questi 3 incontri ravvicinati sulle potenzialità, la forza di questo Parma, anche dal punto di vista della gestione fisica. Saranno 3 partite in una settimana, sono importanti. Dovremo riuscire a fare più punti possibili perché darà una spinta al nostro campionato. Ci sarà bisogno di tutti, quindi dovremo farci trovare pronti perché 3 partite ravvicinate, magari qualcuno sarà stanco, ci sarà bisogno di un altro, quindi dovremo lavorare e farci trovare pronti perché sono 3 partite difficili.